Ciao a tutti e bentornati a Sei Che in Puglia. Oggi ci troviamo a Fasano, in provincia di Brindisi, in Puglia, alla 51esima mostra dell'artigianato. Insieme a me, professoressa Palmina Cannoni, presidente dell'Università del Tempo Libero di Fasano. E oggi vogliamo raccontarvi artigianato che racconta le tradizioni del territorio. Palmina, vogliamo cominciare con questo bellissimo percorso? Senz'altro. Allora, l'artigianato fasanese racconta in questo stand allestito dall'Università del Tempo Libero di Fasano le tradizioni purtroppo interrotte dal Covid, dall'emergenza che da 2 anni non stiamo vivendo. Per cui partiamo dal Natale tra gli ulivi, che è stato realizzato da socio artista Giorgio Masi, che di Gioia del Colle, quindi ambientato anche negli ulivi fasanesi, pugliesi, nel territorio insomma della Puglia. Passiamo poi al presepe tradizionale che racconta appunto il Natale e proseguiamo il nostro percorso con i mestieri antichi, i mestieri che stavano un tempo quando con i carrettini si trasportava la frutta e si portava ai mercati. Proseguiamo sempre con i vecchi mestieri ambientati sempre nell'ambiente degli ulivi. Sono delle sculture in miniatura sempre dello stesso artista, Giorgio Masi. Abbiamo il carrettiere che trasporta le botti, ancora il traino piccolo, in dialetto fasanese trained, che trasporta la verdura, e ancora abbiamo altri mestieri, il pescivendolo, addirittura le anguille che guizzano in un tegame. Proseguiamo con il venditore di caciotte, cacioricotto, formaggio e ancora il mercato ortofrutticolo con tutti i nostri prodotti in miniatura, peperoni, melanzane, cocomeri, finocchi e via discorrendo. Proseguiamo ancora con altri mestieri, sempre all'ombra degli ulivi. Abbiamo l'ombrellaio che addirittura recuperava i vecchi ombrelli. Abbiamo poi colui che andava con la bicicletta di strada in strada, ancora il falegname, colui che segava la legna. Abbiamo ancora il fabbro, insomma tutti i vecchi mestieri di una volta. Da Natale poi, sempre facendo questo percorso, ci ritroviamo a Carnevale con un abito bellissimo che è disegnato, cucito e indossato dal Angelo Antelmi, che è noto sia a Parigi che a Carnevale di Venezia. Rappresenta il re della Taranta, infatti c'ha la Taranta al centro, perché secondo la storia, quando venivano punti dalla Taranta, le donne ballavano per giornate intere per espellere il veleno. Poi c'è un altro bellissimo abito che è il volo delle farfalle, da notare le cromie meravigliose di questo abito con 50 farfalle realizzate tutte a mano e il bruco che vediamo in testa. E perché il bruco? E perché la farfalla, dal bruco poi sono uscite le farfalle, 50 farfalle. Poi l'ultimo costume meraviglioso è
la vedova allegra. Allora questo è un costume doppio, cioè metà rappresenta Danilo e metà rappresenta la vedova Anna, la protagonista della vedova allegra, ed è un costume che lui stesso ha indossato. Continuando con il carnevale, arriviamo al teatrino delle marionette della nostra infanzia, e questo teatrino è stato realizzato da una socia artista dell'Università del Tempo Libero, Anna Rosa Cincavalli. Poi arriviamo a una tradizione che ho scoperto non essere presente in tutti i paesi pugliesi, però a Fasano e a Savelletri è presente la quarantana. Qui ci sono tre quarantane in miniatura che hanno preso il Covid e c'è l'infermiere che va a curarle. La quarantana è la moglie, la vedova disperata di Carnevale, e rappresenta i 40 giorni della Quaresima. È un fantoccio che è un po' striga e un po' portafortuna, perché nel cestino porta anche olio, vino, taralli, caramelle che serviranno per il pranzo pasquale. E così, finita la Quaresima, diciamo, c'è il Venerdì Santo con il sepolcro. Che cos'è il sepolcro? Nei nostri paesi pugliesi, nelle chiesette, le confraternite hanno delle statue, i misteri. Qui possiamo vedere Gesù deposto nella teca mortuaria, l'addolorata, e Gesù caricato della croce. Poi in questo Venerdì Santo c'è un attrezzo particolare che è la battola. La battola sostituisce le campane, perché durante la Quaresima le campane vengono legate e non possono essere suonate. Suoneranno nel giorno di Pasqua. E arriviamo a Pasqua con queste colombe realizzate a mano e uova con gusci veri, sono uova di papere e uova di galline decorate. Sono state realizzate dall'artista Pasquina Calandrella. E arriviamo dopo alla devozione mariana del mese di maggio. In alcuni paesi del sud della Puglia, a maggio in ogni casa c'era l'altarino con la Madonnina e si recitava il rosario. Poi arriviamo al clou, diciamo, a giugno, con la terza domenica di giugno. A Fasano c'è la scamiciata che ricorda la cacciata nel 1600 dei turchi da Fasano, grazie all'intercessione della Madonna del Pozzo, che è diventata la protettrice di Fasano insieme a San Giovanni Battista e a Santo Stefano protomartire. In questa piccola opera vediamo la cassarmonica, perché è il cuore della festa, la cassarmonica, con cantanti lirici, con le bande dei paesi limitrofi, con le opere. E poi in miniatura c'è l'illuminazione, che ogni anno, diciamo, porta allegria nei paesi. E a Fasano, purtroppo, da 2 anni questo, come in tutti gli altri paesi, a causa della pandemia non si sta facendo, non si sta realizzando. Il percorso continua con le tradizioni, naturalmente, del matrimonio, e a Fasano ci sono degli atelier che artigianalmente disegnano e realizzano questi abiti, e questo è un abito stupendo per il giorno del sì. Poi, sempre nei nostri laboratori, anticamente le spose portavano gli ombrellini
e questo è realizzato tutto a uncinetto, come il ventaglio che sovrasta l'ombrellino, anche quello è stato realizzato nei laboratori della nostra università. Dal matrimonio poi passiamo naturalmente al battesimo e ci vuole la culla. I nostri artigiani preparano in midollino una bella culla, ma se gli sposi hanno bisogno anche di una testata di letto, ci sono anche le testate di letto realizzate dal cestaio dell'Università del Tempo Libero, che è Mario Cofano. Sono lavori di un tempo che ci fanno veramente respirare un po' di nostalgia e chissà anche per il futuro. Speriamo che questi lavori non vengano dimenticati. Palmina, quindi abbiamo fatto, diciamo, un anno di tradizione in 5 minuti. In 5 minuti, e questo è il bello, sì. Cioè della progettazione e poi della realizzazione anche di un'idea. Il nostro percorso continua sempre con l'Università del Tempo Libero di Fasano e questa volta c'è l'arte dello scultore Antonio Santoro di Crispiano, però noto a livello internazionale. In questo lui usa la resina e l'oro zecchino. Abbiamo le impronte del primo uomo e l'impronta della prima donna, quindi di Adamo e di Eva. Quindi siamo proprio agli inizi dell'umanità. Quest'altra opera bellissima che rappresenta la musica. Notare le note in oro zecchino sono veramente di una luminosità eccezionale, tant'è che questo scultore viene chiamato lo scultore della luce. In quest'altra opera Antonio Santoro si ribella alla non arte contemporanea e quindi è come se l'arte attuale avesse una maschera, perché non riesce a esprimere tutta la sua bellezza e il suo splendore. Ecco perché ha messo questa rete, come se la vera arte fosse stata imprigionata. Quest'opera per la prima volta esposta al pubblico è realizzata proprio per la 51esima mostra fasanese dell'artigianato. È un'opera bellissima perché racconta il lavoro dell'uomo moderno al computer e mentre sta al computer lui sogna una vita bucolica, una vita d'altri tempi, una vita a contatto con la natura, con i sentimenti, con il profumo proprio della vegetazione e il profumo anche del cielo. Allora, l'ultimo percorso della nostra università è questo studio d'arte, quando riciclando si crea, che significa che l'artista Martino Murat non ha fatto altro che riciclare tutto ciò che la gente butta nella discarica e con ciò che ha riciclato ha realizzato questo studio d'arte e anche delle meravigliose sculture. Bellissima e sfiziosa la libreria, il tavolinetto, la scrivania e anche questa mano che, concludiamo, è la mano dell'artiere, dell'artigiano che usa la materia, usa la mente e poi la mano. Quindi usa le 3 M, mente, materia e mano. Grazie mille professoressa Palmina Cannoni, veramente di cuore. So che abbiamo pochissimo tempo, cosa si può fare, cioè come si fa parte della vostra università? Basta una semplice iscrizione, dopodiché offriamo gratuitamente un servizio culturale, umanistico, scientifico, laboratoriale, di eventi, di musica, a tutte le età e lo facciamo a 360 gradi per tutti i giorni dell'anno e, ripeto, gratuitamente. Io ringrazio Sai Che in Puglia. Sai Che in Puglia
Ringrazio naturalmente i miei cari amici, io Pino, che conosco da una vita, per l'opportunità che ci dà di diffondere ciò che noi realizziamo. E noi proseguiamo il nostro giro negli stand della mostra dell'artigianato. Qua c'è un'esposizione delle luminarie con dei rosoni di resina colorata dipinti a mano. Ci troviamo in un altro stand con Giuseppina e ve la volevo presentare. Piacere, sono Giusy, sono di Martina Franca e sono un'orafa. Questi sono alcuni dei gioielli che realizzo. Li fai a mano? Sì, esattamente. Li abbiamo visto l'altro giorno, parlo veramente passo per passo. Com'è questa, come mai ti è venuta questo hobby? È una passione. Passione, sì. Sì, che nasce da quando ero piccola. Creare un gioiello è creare qualcosa che una persona acquista e che rimarrà per sempre con sé. Giusy, sono proprio dei capolavori. Dove prendi l'ispirazione? Questi gioielli sono dei classici rivisitati, con dei colori sgargianti dati dalle pietre semipreziose utilizzate. Invece da questo lato? Invece da questo lato abbiamo la linea Sassi, che è una linea un po' particolare, riprende uno degli elementi naturali del nostro territorio molto importante. E poi c'è una linea un po' più estroversa, per poche persone. Complimenti. Grazie. Non potevamo non fermarci qui. Tutto questo è fatto a mano, è vero? Sì. E lei è la signora? Isa Pezzolla. Com'è possibile realizzare tutte queste bellissime cose? Allora, avanti là sta il telaio, perché si fanno i quadratini. Ok, la base, giusto? La base sono quadratini, si fa la lunghezza che si vuole. Poi si mette al telaio, con l'ago naturalmente, e si ricama. Ci sono i disegni che si copia, non è che me li invento, Non me li invento. Però ce ne vuole lo stesso, anche no, nel copiare. Ce ne vuole, sì. Poi si amida il telaio, che devono fare bene. Deve diventare rigido. Rigido. Poi, insomma, è un sacco di lavoro, però tutto a mano. Rigorosamente a mano. Tutto a mano. Quanto tempo più o meno ci vuole? Mezza giornata, due ore? Mezza giornata, amore mio, quello 4-5 mesi. Mesi, no giorni. Quello là sono stata 3 mesi, quel vestito che blu. Sì, bellissimo. No, è cosa di pazienza per prima cosa. Gli occhi, e devi essere anche brava. Certo. La passione, tutto ci vuole. Perché se una... La passione è molto importante, perché se non hai passione non fai proprio niente. E dove si usano? Sui tavoli? Signora, lei permette? Certo. Questa è una stola. Ok. Questa è una stola. Infatti, un abito da sera. Infatti, peccato, 3 mesi di lavoro sul tavolo. No, l'ho messo io sul tavolo. No. Mentre sì. Questo è uno scialle. Sempre lo stesso, come questa è una stola e questo è uno scialle. Poi sta anche un copriletto, una tovaglia e poi dei centrini da mettere sul comò, sul comodino. Però ci vogliono mobili, non dico proprio antichi, ma almeno arte povera. Perché nel moderno, questo è importante, nel moderno questo lavoro non va proprio. Perché perde il valore e il ricamo, perché questo è sicuro che è fatto a mano. Grazie. Grazie a lei, mille. Grazie a lei. Ci troviamo allo stand di Creazioni in Macramè. Giovanna, di cosa ti occupi in particolare magari? O realizzi qualsiasi creazione, come si può dire? Cioè, sì, quello che si può vedere, sì. dalle borse alle tende, alle capi collane. D'abbigliamento, alle collane, certo, orecchini, ma anche vestiti, anche bomboniere, tutto, fiori, tutto si può fare col macramè. Com'è nata questa passione? È nata parecchi anni fa perché a me è sempre piaciuto fare cose con le mani.
Col macramè si fa tutto con le mani, è solo mani, si fanno solo nodi e quindi è diventata veramente una passione nel corso del tempo. Ma cioè realmente proprio con le, senza questi attrezziti? Niente, solo mani. Okay. Bellissimo. Lì c'ho un lavoro, se volete poi vi posso far vedere come realizzo il nodo. Quindi bisogna sapere tanti diversi nodi. Sì, ogni nodo viene fuori un disegno diverso naturalmente. È capitato qualche volta di sbagliare magari? Oh, tante volte, ho dovuto sfilare intere cose e rifarle. Molte volte capita, sì. Bene. Soprattutto le cose più difficili. Si usa un materiale particolare per questi lavori? No, filati di abbastanza grossi dovrebbero essere, e almeno per quanto riguarda i lavori che faccio io, perché altrimenti ci sono anche, si usano dei filati piccolissimi, si può fare il micro macramè tipo per i gioielli, orecchini, ma io mi sono specializzata in cose un po' più grandi, filato un po' più grande in modo che vengano anche vestiti tipo copri costume, gilet e insomma. Sono specializzata in cose un po' più grosse, ecco. È tutto bellissimo, complimenti. Grazie, grazie tante. Ora ci troviamo su uno stand fotografico di Francesco Schiavone. Ed ora la professoressa Palmina Cannoni ci illustra il percorso di Fasano Antica attraverso i quadri di Emanuele Schiavone. Allora, prima di tutto devo dire chi è Emanuele Schiavone. Emanuele Schiavone ha nel DNA proprio il senso dell'artista, il senso dei pennelli, delle cromie, perché il bisnonno Ferdinando Schiavone è stato il pittore più rappresentativo all'inizio del Novecento della storia fasanese e addirittura è andato anche all'estero ed è conosciuto soprattutto a livello internazionale. Emanuele Schiavone, che è bravo non solo a dipingere ma anche a raffigurare, a rappresentare gli affreschi del passato e anche a restaurarli, tant'è che nel palazzo dove abito io del 1700 gli affreschi delle volte a stella sono stati tutti ripresi da Emanuele Schiavone con una leggiadria, con una squisitezza di immagini e colori da fare veramente emozionare. Allora, in questo suo quadro che rappresenta Fasano Antica, il nucleo della città che Faiano, che si costituì intorno al 1000, vediamo soprattutto la tipicità della casa alla fasanese, vediamo la scalinata esterna, poi vediamo anche il sottano e il soprano con i balconi. Qui si svolgeva la vita del borgo e c'erano soprattutto gli artigiani, perché Fasano è città artigiana. Da qui dal centro storico ci spostiamo invece in Piazza Ciaia. E Piazza Ciaia è stata dedicata all'eroe della rivoluzione napoletana del 1799, Ignazio Ciaia. Queste balconate che Emanuele ha ripreso ora non ci sono più, perché purtroppo furono abbattute all'inizio del Novecento. Io dico allegramente perché non si abbatte una testimonianza del passato di una città. Seguitiamo il percorso attraverso la pittura espressiva di Emanuele Schiavone
che racconta un altro scorcio di Fasano. Ci troviamo in via San Francesco. Perché si chiama San Francesco? Perché c'è la chiesa di San Francesco da Paola che era inglobata nel monastero dei Paolotti, cioè dei francescani che naturalmente seguivano le orme di San Francesco da Paola e si chiamavano i Minimi. Questa chiesa era inglobata anche nell'ospedale di Fasano. È una nevicata come all'inizio del Novecento si verificavano. Da questa posizione, in un giorno in cui non c'è la nebbia e non c'è la neve, quindi in una giornata splendida, si vedono le colline della selva. Fasano ha un territorio bellissimo, infatti c'ha, a 5-6 chilometri abbiamo la marina di Savelletri, abbiamo Forcatella, abbiamo anche Torre Canne. Un mare limpido e ancora vedete la barca, perché oltre a essere artigiani i fasanesi erano anche pescatori, anzi quando finiva l'estate e l'inverno non andavano a pescare, loro diventavano artigiani. Vediamo ancora un'altra marina bellissima, qui sono le case bianche, bellissima anche quest'altra marina di Emanuele, che riesce veramente a dare l'anima, cioè nei quadri di Emanuele Schiavone si vede, oltre la profondità, anche l'amore per il territorio, l'anima, cioè i suoi quadri parlano, è un mare bellissimo dalle cromie meravigliose ed è il nostro mare, il mare dei fasanesi. Via San Francesco con la piazzetta e la fontana che stanno sempre alla discesa di via Calalberto, angolo via San Francesco. Possiamo ammirare il torrione, che è l'ultimo che è rimasto, perché ne avevamo quattro, gli altri sono stati abbattuti ed è l'ultimo che è rimasto. E fino a 3-4 anni fa, giù a questo torrione c'era un fabbro, e quindi era proprio la caratteristica per i forestieri. Poi abbiamo Corso Sant'Antonio, oggi Corso Vittorio Emanuele. Perché ho detto di Sant'Antonio? Perché anticamente era chiamato così in quanto c'è la parrocchia di Sant'Antonio Abate, ed è caratteristico perché si venera sia Sant'Antonio Abate che Sant'Antonio di Padova, e accanto a questa parrocchia nell'Ottocento c'era il chiostro dei minori osservanti, a differenza dei minimi osservanti, perché i minori sono frati di San Francesco d'Assisi, invece gli altri minimi sono i Paolotti. E qui sono stati fino all'Unità d'Italia, poi sono stati requisiti i monasteri e nel Novecento è diventata sede prima di scuola elementare, poi sono state le suore di Sant'Anna. Oggi naturalmente viene utilizzato solo il chiostro per conferenze, per eventi culturali. Ringraziamo Emanuele Schiavone per bellissime opere, ringraziamo ancora una volta Palmina Cannoni e ringraziamo tutta la mostra dell'artigianato. E noi ringraziamo SAI CHE in Puglia che ci ha dato questa opportunità di raccontare il territorio fasanese. Grazie Opino e tutti i collaboratori. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo ora per non perdere altri interessanti video. Grazie per la vostra visione, grazie per la vostra attenzione, per i vostri like e anche per la vostra iscrizione. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.